Cari amici di Argenta TV, benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale, un progetto che nasce per soddisfare la vostra sete di informazioni sugli eventi organizzati dal Comune e su tutto ciò che interessa la nostra cittadina, politica, eventi, manifestazioni, informazioni di pubblica utilità e curiosità. Risparmiamo i convenevoli e cominciamo subito con la prima notizia. Lega Coop restituisce i prestiti. Questo è il grido degli ex soci Coop costruttori di Argenta contro la cooperativa responsabile della perdita di ingenti patrimoni. A distanza di 4 anni dal crack non si placa la rabbia dei risparmiatori radunati il 31 maggio scorso nella piazza del Comune. La protesta è proseguita nelle sale comunali, dove l'occupazione, come è stato notato, si è svolta in modo pacifico nonostante l'indignazione. Occupare la sala consigliare secondo me è una grande cosa e dà un segnale forte, lo speriamo tutti. La popolazione sta partecipando, ha capito il nostro problema e che non siamo degli strozzini come ci hanno detto, la mia famiglia è stata derubata. Scuole elementari. La dirigente Neda Tumiati ha analizzato i problemi dell'istituto riguardanti la difficoltà a reperire supplenti a causa dei tagli finanziari operati dal governo. Tutto ciò non può che ripercuotersi negativamente sulla didattica. Il problema che si è presentato quest'anno con particolare forza è prima di tutto la difficoltà a reperire supplenti, sia, ripeto, docenti, sia del personale ATA che è rappresentato fondamentalmente dai collaboratori scolastici. C'è anche la difficoltà del pagamento degli stipendi. La dirigente del polo scolastico Aleotti Don Minzoni, dottoressa Monti, ci illustra le nuove realtà tecnologiche inserite nella scuola. Computer di testo, videoproiettori, registro elettronico, strumenti innovativi al servizio degli studenti. Grazie all'intervento del Comune noi abbiamo registro elettronico che ce l'hanno in pochissime scuole anche nelle grandi città e il registro elettronico permette a tutti i genitori in tempo reale di mettersi in contatto con la scuola per sapere se il ragazzo è a scuola, se è in ritardo, se non c'è e poi per vedere in tempo reale anche le proprie valutazioni. Noi abbiamo informatizzato tutto il liceo scientifico. In ogni aula è stato messo un computer, un desktop e un videoproiettore. In questa maniera le classi possono interagire tra di loro, possono interagire con i compagni a casa e possono fare lezione con le nuove tecnologie. Ad aprile si è svolta l'iniziativa Asili Nidi Aperti, che prevedeva, oltre all'apertura delle strutture per l'infanzia, anche l'istituzione di un gruppo educativo domiciliare. L'evento è stato occasione per i genitori per scoprire i molteplici servizi dedicati non soltanto ai bambini ma anche a loro stessi, come spiega la coordinatrice Ilaria Bosi. La manifestazione di oggi ha uno scopo preciso, che è quello di praticamente consentire alle famiglie di poter visitare i servizi in modo da agevolare la loro scelta per le iscrizioni, perché dal 1 maggio al 30 di giugno sono aperte le iscrizioni ai nidi, quindi questo è un momento in cui i genitori e anche la cittadinanza può venire a visitare i nidi in modo da poter scegliere in modo consapevole. Abbiamo chiesto la partecipazione di utenti già iscritti, proprio perché ci sia uno scambio un pochino più ampio rispetto alle persone che verranno in visita. Come ha detto il dottor Rino Moretti, nutriamoci un po' di memoria storica. Con l'intervista all'illustre scrittore argentano, autore dei libri Memorie storiche e Argenta Gap, un vero e proprio documento quest'ultimo sul bombardamento di Argenta durante la Seconda Guerra Mondiale e con la commemorazione del 25 aprile, il raduno in ricordo delle vittime della follia nazifascista. Memorie storiche. Con questo libro il Boschini, questo studioso ferrarese, ha voluto esporci dettagliatamente, anno per anno, le vicende della vita del suo maestro. Io ho cominciato la ricerca di questo libro, che è uscito 2 anni fa, 10 anni prima, quindi è uscita nel 2005, io ho cominciato nel 1995, ho dedicato 10 anni di ricerche. La memoria storica è quella che ci deve nutrire, come farebbe un giovane oggi a vivere ad Argenta, consapevole di che cosa sia il nostro mondo attuale, se non sapesse che cosa prima di noi c'è stato.
Per non dimenticare il capitolo più oscuro del secolo passato e non dimenticare le vittime della storia dei progetti di menti che governano, nascondendo i propri interessi dietro maschere ideologiche per apparire migliori e poter indicare ciò che dovrebbe essere il bene della nazione, per non dimenticare i veri eroi della giustizia sociale, della patria, della libertà, della pace. Uomo e natura, un rapporto da indagare e da capire. L'uomo e la sua grande capacità di manipolare la natura per i propri fini, ma anche di adattarsi ad essa con la valorizzazione di ambienti come le Valli di Campotto, dove il 26 maggio è stato inaugurato l'Ecomuseo, un edificio completamente restaurato che offre ai suoi visitatori molti servizi innovativi, grazie all'introduzione delle nuove tecnologie come strumento didattico di ricerca e di apprendimento. Andiamo a potenziare il nostro sistema culturale e turistico, le forme di comunicazione come i contenuti scientifici e gli apparati didattici come i servizi al visitatore. Quel progetto investito una ventina di anni fa ha preso avvio dalla valorizzazione di un ambiente e dalla realizzazione di un museo che ne documenta l'evoluzione e insieme gli interventi dell'uomo. Questo lavoro, è stato dimostrato da chi è intervenuto, è il frutto di una grande sinergia. Sempre nel mese di maggio si sono svolte nel nostro comune altre manifestazioni. Vediamo. Buonasera a tutti e benvenuti alla 22esima edizione del concerto di Primavera. Siamo nel Teatro dei Fluttuanti, è qui che si sono esibiti con diversi brani cori musicali provenienti da vari paesi. Questa atmosfera suggestiva di voce ha accompagnato il pubblico e noi di Argenta TV per tutta la serata. Un tocco di primavera esposta sulle bancarelle argentane in piazza Garibaldi. Armonie di colori, magnifiche composizioni floreali, inebrianti profumi, un clima festoso. Questi gli ingredienti per un evento di rara originalità. Aspetti della creatività artistica contemporanea del paesaggio argentano. È stato il tema di Confini Aperti, la mostra che ha reso protagonisti numerosi artisti locali con le loro svariate tecniche e opere pittoriche. Una vivace creatività si è manifestata anche nella fotografia, che fissando il movimento di un battito d'ali riesce a immortalare la natura e mostrando i disegni della sabbia ne rivela gli aspetti più fantastici. Per gli appassionati di motori non parliamo né di Gran Premio né di MotoGP, ma di un altro evento che è stato capace di raccogliere centinaia di spettatori. Mille Miglia Argenta, la storica gara che ha visto sfilare davanti alla piazza del comune sfreccianti e lussuose auto d'epoca in un mix di velocità e divertimento. Dieci anni che programmiamo e effettuiamo questo pit stop. 25 nazioni concorrenti. Where are you from? D'Argentina. Germany. Germany. Manifestazione storica di grande importanza, Mille Miglia passava già durante il percorso tradizionale prima dell'ultima guerra mondiale. È stata veramente molto bella. Vengo sempre ogni anno perché mi piace. Sono cose che non vedi tutti i giorni. Piccoli e grandi amanti di ET, fate attenzione. Parliamo dei segni misteriosi che sembrano voler manifestare l'esistenza del suo mondo sconosciuto. I cerchi nel grano. Oscilliamo tra realtà e fantasia con il nostro esperto ufologo argentano Franco Kendi. Conosciamo ormai da anni i famosissimi cerchi nel grano, dove ancora oggi non si conosce il significato intrinseco di questi stupefacenti simboli. Cosa ci può dire al riguardo? Il cerchio nel grano è solitamente fatto da oggetti sferici, UFO a forma di sfera. Qui a casa mia, il 4 dicembre di quest'anno, del 2007, nel campo di fronte qui a casa mia, c'erano questi due cerchi. La cosa più strana è che
la fotocopia di quel cerchio nel grano lo potevo trovare anche sulla parete di casa mia. Belle con qualche chilo di troppo? Partecipate al concorso Miss Cecciona. Susanna Finetti ce l'ha fatta. La splendida quarantenne ci racconta la sua esperienza. L'inizio, le aspirazioni, il mondo delle Miss e anche anoressia e sovrappeso. Problemi differenti ma lo stesso disagio. È cominciata per scherzo, è cominciata per gioco. Un amico mi ha scritto e con cui io già facevo serate in discoteca come cubista, come attrazione, animazione, discoteca, già scritto nell'agenzia di Ferrara già diversi anni. È anche una soddisfazione estremamente personale, il fatto che riesci ad avere una fascia, riesci ad avere una... un qualcosa che ti distingue comunque dagli altri. So cosa vuol dire essere magri e so cosa vuol dire essere grossi. Essere grossi crea problemi sicuramente di salute, però io vedo che neanche magri quest'anno così bene. E accettiamoci come siamo, che non è una cosa da poco. Concludiamo presentando gli eventi che allieteranno la nostra estate. La redazione di Argenta TV vi augura una buona estate e vi dà appuntamento alla prossima edizione.